diverse persone che questa sera sono in sala ha subito, diciamo, attacchi, direi, dal mio punto di vista, anche abbastanza pesanti. E, però non ci sottraiamo assolutamente al dibattito, al dialogo, perché scopo di Restart non è fare qualcosa contro qualcuno o a favore solo di alcuni. Scopo di Restart, che è una società costituita da imprese locali, è provare a dare una risposta fattibile a un problema che comunque c'è nella città, che va affrontato, va risolto e che sicuramente non può essere dimenticato in attesa di altri decenni di discussione, ma scopo di Restart è trovare una soluzione possibile. Quindi Restart si è inserita nel ragionamento Carbon quando in modo chiaro, evidente, proprio inequivocabile, la vecchia proprietà, la SGL Carbon, che si è succeduta alla Elettrocarbonio, che si è succeduta alla SICE, che si è succeduta alla Società Carburo, quindi in 100 anni circa quattro soggetti giuridici e legali presenti sanno che cosa significa, si sono succeduti su quella proprietà inquinando e contaminando tutta la città. Restart ha detto proviamo a dire la nostra con un raggruppamento di imprese locali aperto e ha sviluppato una proposta progettuale fattibile, tenuto conto anche della totale assenza, ripeto, totale assenza di qualsiasi intervento di natura finanziaria pubblico individuabile in questo momento per dare una soluzione a quel problema. Cioè, ad oggi non esiste alcun finanziamento pubblico a fondo perduto che può contribuire a dare una soluzione a un problema, perché comunque è un problema, perché comunque c'è un'area contaminata che deve essere bonificata e comunque c'è uno spazio importante nel cuore della città al quale va data una risposta, possibilmente una risposta che sia, diciamo, soddisfacente, prima di tutto dal punto di vista ambientale, che è il primissimo problema, poi dal punto di vista sociale ed economico. Il progetto di bonifica, non facciamo troppo gli spiritosi. Sì, però non abbiamo bisogno di lezioni da parte di nessuno. Neanche Noi io, stiamo allora, ospitando, noi stiamo ospitando, noi che dobbiamo rappresentare l'interesse generale, stiamo ospitando uno che invece è in un certo senso la controparte. Non facciamo lo spirito, la controparte della città. Ma no, se tu ti senti controparte è un problema tuo, no? No, è il tuo problema. Assolutamente, ti sembra un film sbagliato. Vabbè, non facciamo gli spiriti. Neanche tu fare lo spirito. Io mi sembra di no. Allora, il progetto di bonifica esiste, tant'è che su quel progetto di bonifica è stata aperta una conferenza di servizi al quale partecipano gli enti che ho detto prima, si è riunita più volte. L'analisi di rischio è una, diciamo, parte del progetto di bonifica che viene fatta solo nel momento in cui c'è un'individuazione circa gli utilizzi dell'area. Quindi un'analisi di rischio è possibile che venga fatta solo quando si sa se su questo pezzo di area c'è una strada asfaltata o ci va a giocare un bambino. Quindi non poteva essere fatta l'analisi di rischio prima che venisse definita la scelta circa l'utilizzo del suolo dopo la bonifica. Quindi è normale che l'analisi di rischio verrà presentata dopodomani. È normale, perché questa è, la procedura è questa, cioè tu non puoi
cioè l'analisi di rischio con il 2-4-2, ma anche con l'altra ipotesi, che non è che cambia 2-5-2 o 2-4-2, questa procedura è partita con il 2-4-2 e poi dal 2-5-2-bis perché si voleva cogliere un'opportunità di un finanziamento, si torna al 2-4-2 perché il finanziamento è stato paventato ma non c'era. Quindi l'analisi di rischio è normale che venga fatta nel momento in cui si sa esattamente se lì ci va un bambino a giocare, ci va una persona a lavorare, ci va una persona a vivere e così via. Così si fa, così dice la legge e quindi noi così stiamo facendo. Quando dura la bonifica? La bonifica dura 4 anni, secondo il cronoprogramma che è stato presentato, e sono tutti atti accessibili, come ben sapete, visto che in diversi sono in possesso di questi atti, perché sono atti pubblici, quindi tutti i consiglieri comunali, tutti coloro che vogliono accedere a questi atti, gli atti stanno là. Quindi rispetto alla prima domanda, la bonifica dura 4 anni, la bonifica è preliminare alle attività di ricostruzione successive, perché un suolo che è contaminato, per poter essere riutilizzato, ha bisogno di una certificazione rilasciata agli enti preposti che dice che quel suolo può essere restituito agli usi legittimi. Quindi non ci si può, diciamo, fare qualcosa se prima non si acquisisce questa, diciamo, autorizzazione che viene lasciata agli enti preposti. Quindi si bonifica tutto e poi si inizia a fare quello che è stato previsto di fare. Perché non si può scindere la scelta, diciamo, sull'utilizzo successivo alla bonifica dell'area, e quindi dici intanto facciamo la bonifica e poi vediamo, primo perché per fare la bonifica serve un quadro economico chiaro e quindi nessuno al mondo mai piglia e spende 30-40 milioni su un'area per sapere solo dopo che cosa ci si potrà fare. E siccome la legge prevede che le bonifiche vengono fatte previa stipula di accordo di programma, anche qui si sta facendo quello che la legge prevede. Cioè ci sta da una parte un progetto di bonifica, dall'altra parte un piano che definisce che cosa ci si fa sull'area dopo la bonifica. Questi due, diciamo, pietre miliari dell'accordo di programma devono essere definiti preventivamente, e poi si parte, si fa prima la bonifica e poi ci si vanno a realizzare le infrastrutture sopra. E comunque rimane pure a un mago difficile vendere una casa a, diciamo, a una persona su un sito contaminato. Quindi chi dice questo probabilmente perché omette di fare dei ragionamenti compiuti. Quindi non entro sulle scelte, diciamo, dell'amministrazione, perché Restart non è né un ente, né un'istituzione, né un partito politico, né di tutto ciò. Restart l'ha detto chiaramente che cos'è e tutti sanno che cos'è. Quindi sulle scelte di carattere urbanistico non entro, posso dire comunque che la scelta fatta dall'amministrazione comunale di utilizzare gli stessi progetti del piano regolatore per sviluppare il CRU, ritengo che quella scelta ha una sua coerenza, in quanto siccome quest'area è un'area molto importante rispetto alla pianificazione territoriale, mi sembra, diciamo, che sia sufficientemente coerente che le stesse persone che hanno la visione, un incarico sulla strategia urbanistica complessiva dell'intero territorio comunale diano nell'ambito di questa scelta complessiva la definizione di questi spazi. Poi, se è giusto costruire su un suolo già utilizzato o se è giusto costruire su un suolo nuovo, mi sembra che l'orientamento generale dalla comunità europea in poi sia quello di riutilizzare il suolo che già è stato utilizzato.
Cioè questo ormai cioè, è un concetto chiaro a tutti, cioè che è bene, siccome il suolo non è una ricchezza infinita, cioè è limitato, è bene utilizzare quello che già è stato utilizzato. E questo progetto è esattamente coerente anche rispetto a questa direzione. Sul personale e sul porto, personale ex carbon, io non so esattamente quali siano, diciamo, ancora i lavoratori ex carbon che hanno bisogno, diciamo, di essere rioccupati. Quello che noi abbiamo detto è che nell'ambito delle attività di bonifica e delle attività successive, previa ritorno e riqualificazione, quei lavoratori, avendo sottoscritto un patto di quei lavoratori che hanno in qualche modo consentito la chiusura della fabbrica, ci sia, diciamo, un riconoscimento, una forma di rispetto verso quei lavoratori, e il rispetto, parlo della, diciamo, necessità, diciamo, di rioccuparli su questo progetto. Hanno firmato un accordo in tal senso, e quindi noi abbiamo detto che non è che ci tiriamo indietro rispetto a questo scenario. Polo tecnologico, i 5 milioni previsti nel piano economico depositato agli atti, quindi un atto pubblico che sta lì visibile a tutti, sono 5 milioni che Restart nell'ambito del progetto complessivo individua come somme per realizzare una ulteriore infrastruttura oltre quella già esistente, Villa Tofani, da utilizzare a polo tecnologico. Il polo per noi è, diciamo, ripeto, ma più per noi, per tutto il lavoro fatto in due anni, cioè in due anni sono state, diciamo, avviate rapporti con tutte le università della regione, quindi la stessa Università di Camerino, la Politecnica, quella di Macerata, quella di Urbino, le associazioni di imprese, gli ordini professionali, le imprese sul territorio, e il percorso fattibile individuato è quello dell'acceleratore di impresa. In quella direzione, in accordo con le istituzioni, ci si sta muovendo, tanto è che in precedenza, era, diciamo, quando ancora era proprietaria la Carbon, è stato allocato proprio su quell'area un finanziamento, diciamo, comunitario per il recupero di Villa Tofani, e che è stato, diciamo, attuato, e la regione e la provincia hanno allocato, diciamo, 700.000 euro con un bando che scade credo domani o dopodomani, proprio per avviare il primo biennio dell'acceleratore di imprese. Quindi ci si sta muovendo in quella direzione. Crediamo che il progetto sia esso stesso un'opportunità, oltre che di lavoro, di crescita rispetto a una serie di temi. Il progetto è un polo tecnologico di per sé, per la complessità e la quantità, diciamo, di tematiche che possono essere sviluppate durante la fase realizzativa del progetto, perché comunque parliamo di bonifica di un sito, esistono oltre 13.000 siti in Italia contaminati, chiaramente anche in virtù, confermo, diciamo, è correttissima l'analisi, cioè che in Italia i siti sono molti di più rispetto agli altri paesi, perché comunque c'è una normativa che è molto più stringente. È bene o è male, non è che sta a noi, a me giudicare se è bene o male. Comunque c'è una normativa molto più stringente, e quindi si classificano siti contaminati molti più siti di quelli che si classificano in Germania, in Inghilterra, in Francia e così via. Però così è, e quindi la possibilità di sperimentare delle attività di bonifica in accordo con le università, fare dei progetti di ricerca sulle tecnologie, diciamo, applicabili, eccetera, può essere già esso stesso un motivo da replicare in situazioni successive, visto che questo comunque è una delle possibilità di lavoro che offre lo sviluppo di questo progetto. Questo progetto offre la possibilità di sviluppare
tutta una serie di temi connessi al quel tema generale che viene in qualche modo identificato dal titolo Smart, Smart City, cioè tutto quello che diciamo comprende questo termine, non lo sto a spiegare, e quindi il polo, pensiamo, finanziato per 5 milioni da questo progetto, pensiamo che possa essere una delle opportunità di lavoro per il futuro di questo territorio. E comunque quello che mi preme dire è che mi sembra di capire che domani in Consiglio Comunale si ratifica la decisione di passare da una procedura, il 252 bis, che è una procedura che non ha trovato attuazione in nessun caso in Italia, si ritorna a quella normale, cioè il 242, visto che quei finanziamenti non ci stanno. Quindi una delibera del Consiglio Comunale dice questo. L'altra non ho capito quello che dice, ma sicuramente non è la delibera che approva il piano. Tra l'altro, ma non che voglio fare il difensore di qualcuno, perché non ho nessuno da difendere, le delibere assunte dalla Giunta rispetto a questo tema ripetono, diciamo, ogni volta che qualora ci fosse la possibilità di avere finanziamenti pubblici che possono modificare l'equilibrio economico del piano, il piano potrebbe essere rinegoziato. Quindi voglio dire, se domani mattina arriva qualcuno e ci fa aprire gli occhi e dice guardate che abbiamo trovato delle risorse che possono essere utilizzate per rendere, diciamo, questo piano diverso, migliore, più adatto alle esigenze della città, ben venga. Cioè, non è che noi siamo contrari, non è che dobbiamo per forza fare quello, cioè per forza portare avanti quello che è stato previsto finora. Quindi, se ci saranno delle opportunità per modificare l'equilibrio economico del piano, l'equilibrio economico che consente di iniziare e finire e non di iniziare e interrompere a metà, non c'è nessun tipo di, diciamo, di contrarietà da parte nostra.